Allora ragazzi, Napoli-Barcellona 1 a 1. Allora, partita che a mio avviso il pareggio è un miracolo di Dio sceso dal cielo, perché per me il pareggio è un miracolo di Dio sceso dal cielo. Un primo tempo dove il Barcellona ci ha massacrato a livello proprio di possesso palla e tiri in porta, noi 0, perché il Napoli, oltre a tutti i problemi difensivi che prendiamo un gol a partita matematicamente, dove concediamo troppo all'avversario, un'altra grandissima cosa che stiamo avendo in questo periodo è che non riusciamo a segnare tanti gol e creiamo poche palle gol e facciamo 0 tiri in porta. Un primo tempo abbiamo fatto 0 tiri in porta e tu dici, vabbè, pure il Barcellona è forte, per l'amor di Dio, però se contro il Barcellona che è già forte tu crei poche, fai pochi tiri, ti fai massacrare per 60 minuti. Barra 70, ci ha dominato quasi 70 minuti pure. Il Barcellona facendo molti più tiri, dove Meret ha fatto 3-4 parate buone. O no del vero, Meret oggi si è salvato in 3-4 occasioni. O no del vero. Allora, Meret è bravissimo a parare con le mani, ma non è bravo nell'impostazione con i piedi. Allora, hai pro e contro Meret. Bravissimo con le mani a fare delle uscite e a parare con le mani, con i piedi di impostare il rinvio del portiere per mandarla, diciamo, al giocatore per fare la ripartenza, rischia sempre tanto a darlo all'attaccante del tipo di Barcellona, dell'attaccante in generale, quindi soffre tanto Meret su questo, quindi ci cioè, avrei conto. Però oggi non del vero, ha fatto un po' di uscite con i piedi così così, però ha fatto 3-4 parate dove ci ha salvato il risultato, perché comunque una cosa che stava 1-0, una cosa è 2-0, adios, il pareggio non poteva mai esistere. Per il resto, allora, io amo Kvaratskhelia, amo Kvara da sempre, però secondo me è giusto il cambio perché Kvara quest'anno è un po' troppo scontato, un po' banale, ormai l'hanno un po' imparato a conoscere un po' tutti, fare la solita giocata, giusto cambiarlo. È entrato Listrom che ha fatto una buonissima partita. Io pretendo che Listrom e Traoré giocano titolare tutte le titolari tutta la partita e tutte le partite, perché Listrom e Traoré, per quanto non hanno 90 minuti nelle gambe, per quanto sono ragazzi che devono crescere, però ci hanno messo la voglia di giocare, hanno creato più di Kvara e più di Politano. Politano anche uscite faceva sempre la solita giocata, Politano. Quindi Traoré non è 90 minuti nelle gambe per Traoré, lì sono grande partita. Osimhen ha fatto il gol, Victor del pareggio, da terra si è alzato e ha segnato bel gol, grande Victor is back, Osi is back, Victor is back. Però si vede che ha faticato, ragazzi. Osimhen, si vede che è tornato una Coppa d'Africa giocata. Si vede che ha perso una finale, dove perdere una finale è brutto con la sua nazionale. Si vede che sta un po' giù. Si vede che anche fisicamente ha giocato una Coppa e sta un po' così così. Quindi non è il solito Osimhen. Però ha fatto il gol, salvati. Quindi va bene così. La difesa, ragazzi, purtroppo prendiamo gol ridicoli quest'anno. Perché sul gol del Barcellona di Lewandowski, un grande giocatore da sempre, Lewandowski dal Bayern Monaco, il Barcellona, grande carriera, nonostante l'età, ancora un pezzo di mantro, a parte quello, che è un bellissimo uomo, ma ancora un fortissimo come giocatore. Ragazzi, nonostante l'età è forte. Però, ragazzi, sul gol di Lewandowski, male di Lorenzo, male, mi sembra Juan Jesus, male Rachmane, male tuttissimo, la difesa troppo, troppo male. Quindi rischi di prendere gol stupidi come secondo me quello di Lewandowski, c'era una prateria. Abbiamo rischiato di prendere più di un gol, a mio parere è un miracolo il pareggio. Meritava il Barcellona, io sono sincera sempre, come una delle poche tifose oneste, per me il Barcellona meritava di vincere 3-4-0. Quindi il pareggio è stato un tiro a porta, abbiamo fatto il gol di Osimhen, imbarazzante le statistiche. Il Napoli si è svegliato dopo il gol di Osimhen del pareggio. Lì dall'80esimo si è svegliato dopo il pareggio, ma lì malissimo. Veramente un pareggio che, no. In casa del Barcellona, per me, io faccio le corna, crocio le dita. Per me al campo non so ancora se, dove si giocherà, perché non so se stanno facendo ancora i lavori lì allo stadio. Per me il Barcellona lì ci massacra, perché se abbiamo sofferto in casa nostra facendo un tiro a porta, un gol, ci è andata bene Osimhen, non oso immaginare fuori casa, allo stadio micidiale che saremo a Bolgio, giocheranno più, ancora più aperti lì. Rispetto a qui che comunque male che pare si è portato un pareggio. Per me lì ci massacrano. Tipo lì perdiamo tipo 2-0, 3-0, perché io non voglio essere negativa, però ragazzi, se queste sono le basi. Però c'è da dire una cosa, che il calzone, che sarebbe la pizza metà margherita e metà fritta, calzone all'allenatore, ragazzi, è venuto 2 giorni fa. Cosa poteva fare?
molto veramente. La prima partita che ha beccato il Napoli-Barcellona, quindi non è proprio una passeggiata, quindi la zona più di veramente, diamogli il tempo, però a differenza di Mazzarri e il gioco, perché non hanno fatto chissà che, però ragazzi un po' di base, si è visto comunque qualcosa di buono, non tutto, però qualcosa di buono, però secondo me Lindstrom, i cambi ha indovinato Calzona, perché Calzona ha indovinato i cambi giusti che hanno svoltato la partita, per molti Lindstrom e Traoré devono avere più spazio, meno Politano e Kvara, che è duro però. Così speriamo che il ritorno a marzo, abbiamo 10-15 giorni diciamo, per Calzona per fare gli allenamenti, Osimhen è tornato dopo, quindi ritorno in forma. Ragazzi, questo per il ritorno, che Dio ce l'ha di buona come oggi, ma bisogna giocare di più, tirare in porto, giocare troppo troppo un gioco, ma vabbè, appena venuto Calzona, quindi c'è ancora il gioco di Mazzarri. Giochiamo troppo ad aspettare, così ci fanno 50 tiri in porto e non sempre ti va bene come oggi, quindi speriamo bene, forse non sempre, come sempre sulla mano, bellissimo rullo di Champions in tutto lo stato, quindi le partite di Champions è bellissimo perché si prova il brivido di giocare contro una big che sia Barcellona, il Bayern Monaco, eccetera, eccetera. Per me c'è un miracolo del giorno, non è il pareggio. Io pensavo che oggi Napoli perdesse, dico la verità, come il pareggio per me, però il Barcellona non è più quello di una volta, ma neanche il Napoli è più quello di Spalletto, quindi siamo lì, siamo rovinati. Però il Barcellona ai campioni. Ai campioni hanno giocato benissimo il primo tempo, quindi chapeau, forza non sempre.